Ciao a tutti! Oggi prepareremo il rotolo di pizza con zucchine e mortadella. Il tempo di preparazione della ricetta è di 3 ore circa. Gli ingredienti sono, per l'impasto, farina di tipo 0, latte, olio, sale, zucchero e lievito di birra fresco. Per farcire, zucchine grigliate, scamorza, mortadella, latte, semi di papavero, sale, pepe e olio. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte. Il lievito. E lo zucchero. Ed azioniamo il bimby per 3 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungere la farina, l'olio ed il sale. Ed impastare per 3 minuti in modalità spiga. L'impasto è pronto, trasferire in una ciotola, coprire con pellicola trasparente e lasciar lievitare per 2 ore. Trascorso il tempo, abbiamo ripreso l'impasto, adesso lo stenderemo su un piano di lavoro infarinato. Formando un rettangolo. Mettere le zucchine. Mettere un po' di sale. Il pepe, unire il formaggio, aggiungere la mortadella, arrotolare dal lato lungo. Chiudere bene le estremità. Infornare e posizionarlo su una teglia rivestita con carta da forno. Spennellare la superficie con il latte. Spolverizzare con i semi di cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 30-35 minuti circa. Il rotolo è cotto, lasciamolo intiepidire prima di servire. Rotolo di pizza con zucchine e mortadella. Grazie e alla prossima ricetta!